Primo tempo Fernand Miles contro ST Atletico Pineto, scusate. Andiamo a parlare con Dalila. Ah, devo sempre fare l'intervista. Sempre, sempre. Ciao. 4-0 parziale, loro sono la squadra più forte del torneo. Vabbè sì, ma non mica devo attingere. Ogni volta fai 4-0, stai perdendo, fai schifo. Ma non è vero! Fatti rivedere l'intervista. Aspetta, settimana scorsa avete vinto. Grazie, una volta anche noi magari. Vi ho fatto i complimenti, o no? Non lo so perché non mi hai intervistato proprio perché abbiamo vinto. Ecco, quindi io ragione. Penso che tu mi intervisti per farmi perdere. Tu sei tu che porti. Quindi senso. Sono io che sì, quindi perdete. Toglietelo dallo staff del torneo. Perdete per colpa mia, quindi. Sì, molto probabile. Ok. Non c'è neanche l'arbitro fresco stasera che. Sì, infatti non c'è l'arbitro tosto. Poi ha cacciato un cartellino, non si è mai visto un cartellino in questi tornei. Che lo cacci il cartellino? Vabbè, lasciamo. Quindi serata proprio da dimenticare. Sì, no, veramente, guarda, mo devo mettermi a dare i calci che mi hanno dato a me per tutto il torneo. Voglio vedere se mi caccio un cartellino glielo faccio ingoiare. Okay. Evidentemente secondo tempo? Come secondo tempo stroppiamo a tutti quanti e vinciamo. No, vabbè, questo è l'ideale, vabbè, cerchiamo di acconciare un po' la difesa. Di correre un po' di più, giusto. Sì. Va bene, buon secondo tempo, qualcosa da aggiungere? No, okay. Già aggiungerita. Va bene, ciao ragazze. Adesso andiamo a parlare con... vediamo un po' di Mico, no? Federica! 4-0, primo tempo, diretta di Mico, primo gol, ricordami di chi? Costa. A punteggio pieno continuate a volare, diciamo. Sì, la partita va bene, abbiamo messo qualche palla dentro, non stiamo giocando benissimo. Qualche fraseggio c'è stato, però non come al solito. Non stiamo facendo granché a livello di gioco fra di noi. Sì. Però vabbè, l'importante è. Quindi l'obiettivo del secondo tempo è cercare di giocare meglio. Organizzate, controllare un po' meglio i palloni, ne abbiamo buttati un po' all'area troppo. Quando non ce n'era bisogno, però per il resto insomma va bene. La Dacuti non doveva venire, alla fine non si è fidata di noi perché sto stanca, non ce la faccio. Poi ha detto vabbè, vengo se non viene l'ansia. Va bene. E quindi va bene così. Con l'auretta. Buon secondo tempo ragazze, a dopo l'intervista finale. Vai. Siamo nel post partita del match 500 miles Atletico Pineta, gara terminata 6-1 per le 500. Io in campo alla mia destra di Mico, autore della splendida tripletta, la mia sinistra è il capitano dell'Atletico, non è stata la mia in campo. Ti ricordi questo, Atletico Pineta, va bene, Atletico dai, Pineta. Non so ricordavo. Non è stata la migliore in campo, ma... Fra, non ce l'avete, non riesco a mettere. No, ma... però le compagne non sono venute per te davanti alla mia. Va bene, ragazzi, è bene, venite a fare la parte, Hanno abbandonato tu, non è un problema. Bene, ciao! Comune, potete uscire, fate parlare Dalila. Fate parlare a me che sono quella più seria. Dalila, 6-1 però, secondo tempo. Da 11-1, 6-1. Sì, secondo tempo, fammi parlare, posso dire? No. Secondo tempo, secondo me avete fatto una grandissima volta. Sei d'accordo con questa... Anche il campo. Sono loro che si sono un po' stancate. Loro che si sono un po' stancate. Noi abbiamo mantenuto il ritmo. Che cazzo è arrivato il gol, Dalila, bella soddisfazione. Fratello, dopo quei 56.000 tiri senza riuscire anche a segnare. Anche all'andata ha segnato lei sempre contro di Bombino, è vero. Buono, la sigaretta proprio. Dalila, prossima giornata contro chi giocate? Prossima giornata contro chi giochiamo? Sì. Contro le Serbi. Contro le Serbi, contro sì. Quindi cosa ti senti di dire in vista della prossima partita? Dobbiamo distruggere. Vabbè, dopo questa dichiarazione ti saluto. Ma non mi fa ridere adesso. Non mi fa ridere adesso. Un saluto, ma io vogliamo ringraziare Giuseppe Carrano che sta laggiù, che è un ragazzo veramente, ci è venuto ogni partita a prendere in giro e a fare per la squadra avversaria. Quindi bravo, anche stavolta ha funzionato. Bene, salutiamo Dalila. Ciao Dalila. Adesso parliamo con Maria Di Mico, tripletta, grande torneo, stai disputando, ti trovi bene con la squadra, anche se secondo me, soprattutto nel secondo tempo, non avete giocato benissimo, stasera. No, non lo so, forse qualche compressione tra di noi, ma alla fine c'è un'ottima squadra e speriamo di continuare così, anche contro le Celtic il ritorno, sì. Speriamo di fare bene.
Comunque avete vinto 4 partite su 4, secondo me una grande. 12 punti per te, 3 gol di cui un paio davvero molto belli. Allora, quella che si è portata avanti col tacco. Quella là con... vabbè, dopo le faccio vedere. Dopo le dediche. Continua. Non lo so, fatemi le domande e io rispondo perché... Vai. Allora, stavamo dicendo 4 su 4, ma le Celtic vi possono battere secondo te? Secondo te? No, non lo so. Comunque la partita squadra è stata equilibrata. Sì, sì, sì. Io lo dissi al primo tempo in intervista, poteva finire anche sul pareggio, poi è andata bene per noi e siamo soddisfatti dei risultati. Va bene, Maria, vuoi fare la dedica? Allora, dedico questa partita, vabbè, alla mia squadra 500, sempre la Fraghe, il presidente Simona, e poi vabbè, vorrei dedicare il gol con il tacco a Daniela, la macchietta, e poi vabbè, a tutta la squadra. Speriamo di continuare così. Ciao. Saluto. La sigaretta. Ciao. La sigaretta.